10 agosto 2021. Sto giocando a Dolce Flirt. In questi giorni c'è un evento, un'estate piena di sole. Tesoro mio, oggi è il tuo primo giorno di vacanza, vero? Ti farà bene, vedrai. Un po' di sole, sabbia calda, cocktail di frutta e un'ottima compagnia. Hai tutto quello che ci vuole per passare delle bellissime vacanze estive. Vabbè, sì, no, ho letto tutto, comunque, vabbè. Ok, indipendentemente dagli eventi, ogni giorno se mi collego ricevo 20 punti azione e 5 monete. Qua c'ho 26 bottiglie marroni. Nessuna bottiglia azzurra. Cosa contengono? Non lo so. Comunque, beh, mo famo la pesca. Io sarei contro la pesca, però qua c'è scritto che questi non sono veri pesci. E vabbè. Ho guadagnato 8 bottiglie blu. E mo con queste ci famo sto liquido qua che sta nelle bottiglie lunghe. Ah, e non mi basta. Ai ai ai. Vabbè, pesciamo ancora. Ma in mente un cartello che stava insomma, in un negozio di frutta e verdura. C'era scritto pesche appena pescate. Pensa se erano cachi. E vai, e mo c'ho un dado. E che se fa col dado? Se lancia. Niente è più facile, eh? 1, 2, 3 e 4. Vediamo un po'. Questo è Castiel, per chi non lo sapesse. Cos'è che non va? È solo che mi dico che avremmo potuto scegliere un posto più lontano per le vacanze. Credo che però un po' di nostalgia per le tournée che facevamo col gruppo. E i lunghi viaggi in aereo, la scoperta di nuove mete. Già, capisco, una vita diversa. Magari troverai Castiel. Forse, ma non subito. Saremmo potuti andare sulla spiaggia di Copacabana, per esempio. Ah, in Brasile? Eh già, la prossima volta cercheremo di organizzare un viaggio per andarci. Bene, e vai. Mo non c'ho dadi, potrei comprarne altri spendendo punti azione, oppure posso pescare di nuovo. Comunque, beh, mo ho parlato con Castiel perché stavo, insomma, il pupazzo è finito sulla casella di Castiel, cioè su una delle caselle di Castiel. Però, ecco, ci sono caselle di altri personaggi. Infatti la protagonista
oltre che a Castiel, è interessata a Nathaniel, Ryan, Hyun e Priya, l'indiana. Sì, mi piace. Insomma, sì, in questo gioco c'è il poliamore, oltre alla bisessualità. Vabbè, qua non c'è nessun dialogo, in compenso c'è abbigliamento. Ogni volta che mi arriva anche pure abbigliamento lo sceglio il colore. Qua c'è da scegliere una parrucca, la preferisco bianca perché si intona con tutto il resto. Mi piace sta musica? A me piace una cifra. Minigioco di stagione. Prendere avanti sul tavolo da gioco ai bisogni di dadi e di sole. Creane con le ricompense dei minigiochi. Ti consigliamo di leggere l'aiuto per approfittare pienamente dell'evento. Ah, l'aiuto. Vabbè, mo non me va. Ma penso che hai capito bene le ci sono tre giochi principali: vita al liceo, vita all'università e vita di coppia. Poi ci sono i vari spin-off, che sarebbero i giochi secondari. E vabbè, mo' famo i minigiochi che servono per guadagnare punti azione e monete. Ecco qua ho guadagnato due monete. E mo' con questo, se tutto va bene, guadagniamo qualche punto azione. Non mi piace strappare i petali dei fiori. Però vabbè, pazienza. Ah, 10 punti azione, mi piace. Allora, vediamo se nel sito trovo qualche bicchiere che mi serve per. Ah, ecco qua, ne ho trovato uno. Complimenti, hai trovato un bicchiere, utilizzalo per creare un dado di sole. Ah, qua non ne vedo altri. Ah già, Nina lavora nel Cozy Bear, il bar gestito dalla protagonista. Non ci stanno altri bicchieri. Ah, qua ce n'è uno, bene. E nel forum niente? Perché ogni volta li spargono nel sito e non si sa bene dove. E vabbè, riprendiamo il gioco estivo, eh? Mo famo il gioco della memoria, eh? La tua memoria sarà messa alla prova in questo minigioco. Sul tuo schermo apparirà una griglia di gioco. Per vincere la partita, trova le coppie. Per girare una carta, cliccaci sopra. Se le due carte che hai scelto sono identiche, vinci la coppia. Nel caso contrario, le carte resteranno coperte sul tavolo del gioco. Prima di fare sul serio iniziare la raccolta di sabbia calda, ricevi un allenamento in regalo. Ah, allenamento no, giochiamo direttamente. Ah. Ah, 22 secondi e ho vinto
5 bottiglie di liquido marrone che non so cos'è. No, non è quello che pensano molti di voi. Non posso più pescare. Vabbè. Compriamo qualche dado. Vabbè, uno va. 40 punti azione. Caro. Comunque, vabbè. Lanciamo sto dado. Abito Sea Foam Daughter. Ah, wow. Figlia della schiuma di mare? Ah, non lo so. Viola? Non lo so, ce l'ho già in un altro. Insomma, nel gioco in spagnolo, in portoghese. Ah, perché io gioco al dolce flitter in varie lingue. Famo giallo, o nero, non lo so. Giallo, sì, mi piace. E vabbè, a seconda di dove capita il pupazzo, possono capitare dialoghi con vari personaggi. Sì, insomma, Castiel, Nathaniel, Ryan, Hyun e Priya. Perché la protagonista di questo gioco è poliamorosa. E sta cosa mi piace una cifra. Poi, insomma, sì, mi sembra che i cinque compagni della protagonista sanno tutto e non sono gelosi. Poi, Priya, è presente negli ultimi episodi di Vita al liceo. Dichiara apertamente la propria bisessualità, non dichiara il poliamore, però dichiara la bisessualità. Sta cosa mi piace, infatti sto gioco sta avanti su tante cose. E vabbè, penso che parlo abbastanza, mo chiudo. Ecco qua, al centro c'è Castiel, a sinistra Nathaniel e a destra Priya. Ah, e questo è Ryan. E questo qua è Hyun. Ah, ecco qua vengono descritti i personaggi. Bene. Ok, chiudo qua. Grazie per l'attenzione.